Il mondo sta cambiando ed evolvendo ad un ritmo vertiginoso. Il digitale e le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere e il nostro modo di lavorare. Business secolari sono collassati, altri si sono adattati ed alcuni sono nati grazie al digitale. È il momento di capire questa incredibile trasformazione. Io sono Luca e questo è Innovation Instinct. Tra poco incontreremo Andrea e Francesco, amministratori del gruppo Cucci Terme, che ci racconteranno come grazie al digitale sono riusciti a reinterpretare il mondo del wellness italiano. Una struttura densa di storia e di cultura. Il Grand Hotel Bagni Nuovi è una struttura dell'Ottocento. Eppure è proprio da qua che avete deciso di far partire tutta quella che è stata la vostra wellness revolution. È stato un percorso entusiasmante. Avevamo ricevuto in eredità queste magnifiche strutture ricche di una storia, soprattutto fatta di attenzione alle persone. I Bagni Vecchi sono conosciuti sin dai tempi dei Romani. Erano una struttura che era nata per raccogliere i pellegrini che andavano a Roma. Nel solco di questa tradizione, noi che abbiamo iniziato a gestirli alla fine degli anni 90, abbiamo cercato di trasformare proprio un pochino il modello termale che si concentrava su degli schemi terapeutici e di farlo diventare un pochino più contemporaneo e più vicino alle esigenze sempre delle persone. Quindi dal punto di vista filologico quasi rimanendo coerenti con quello che era la destinazione originaria di quei luoghi. La storia ci ha aiutato tantissimo, ecco, ci ha intanto dato un indirizzo. Quello che abbiamo fatto appunto è stato aggiungere delle pratiche, la tecnologia da questo punto di vista ci ha aiutato tantissimo e soprattutto abbiamo cercato di dare un ritmo a tutte le pratiche che venivano fatte, avendo sempre presente le persone, ecco, e il loro piacere. Come vivo io, consumatore di Cucci Terme, la vostra esperienza rispetto ad altre? La balneoterapia, che era quello da cui arrivavamo, abbiamo cercato di renderla molto più piacevole, cioè abbiamo messo in una vasca panoramica come quella dei Bagni Vecchi o come queste che ci sono ai Bagni Nuovi o nelle Chinozze, in cui godi di un bellissimo panorama e al posto di passare 15 minuti guardando un muro e una piastrella, cioè il tempo ti passa molto di più, è molto più gradevole l'esperienza. La stessa cosa abbiamo fatto per esempio col bagno turco, che per noi è diventato il modo per fare l'aerosol. L'altra cosa che abbiamo fatto era per esempio le sale relax, che di solito erano delle specie di, uso un'espressione un po' forte, dei simili lazzaretti, dove le persone andavano a cercare di riposare. Abbiamo messo dei bei letti, abbiamo creato delle belle scenografie e abbiamo lavorato tanto su quella che è la percezione dell'ospite. Ecco, quindi c'è la luce giusta, la musica che ti concilia, il materasso ad acqua che ha una temperatura di 36 gradi, che crea un effetto mio rilassante. Questo è quello che si trova da noi, una grande attenzione a quelle che sono le esigenze dell'uomo contemporaneo, partendo dal passato e adottando quello che la tecnica ti consente di utilizzare per aggiornare le pratiche, ecco, e renderle più gradevoli, più piacevoli, più belle. In che modo la tecnologia vi ha aiutato a essere leader in questo mercato? La tecnologia ci ha aiutato tantissimo per accelerare certi processi, intanto per rendere contemporanea la fruizione, cioè dai sistemi di prenotazione a, per esempio, nella parte dell'ospitalità, l'inserimento di totem dove le persone possono fare il check-in e il check-out in modo automatico. Cioè, al posto di avere un check-in che è noioso in qualche modo, le persone vanno lì e in qualche modo giocano con questo totem, dove si prendono la tesserina o il codice che gli consente di accedere alle camere in modo automatico. La tecnologia ci ha aiutato nel miglioramento della qualità dell'acqua, cioè i sistemi di filtrazione. Adesso abbiamo sistemi di filtrazione
che ci consentono di avere un'acqua che è sempre batteriologicamente perfetta, sicurissima, trasparentissima, senza residui, estremamente pulita e bella anche da vedere. Questo grazie all'evoluzione tecnologica che ha consentito di avere filtri a sabbia, filtri a vetro, lampade UV, sistemi di debatterizzazione classici, però molto evoluti rispetto al passato. Nelle saune, per esempio, abbiamo inserito, grazie a delle pareti di vetro di Barisol, che consentono di essere viste da due punti, è come se fosse una parete in cui gli osservatori possono vedere lo stesso contenuto indipendentemente dal fatto che siano da una parte o dall'altra. Ecco, per esempio, un'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo messo la tecnologia, ci ha consentito di mettere delle casse subacquee, quindi una persona si immerge proprio qui sotto, alle nostre spalle c'è una vasca dove tu arrivi e non senti niente, poi ti immergi e senti la musica e sei completamente ovattato, quindi è molto immersiva, è molto esperienziale. Molti è uso comune, luogo comune, pensare che la tecnologia sia al polo opposto della tranquillità, che iperstimoli la testa, che iperstimoli i sensi a un tal punto che non ti permetta di staccare. Eppure voi siete l'emblema della realtà opposta. La tecnologia veramente ti apre mondi e gli ospiti ce lo riconoscono continuamente. Per esempio, la qualità dell'acqua oggi riesce a fare dei idromassaggi che hanno proprio una micronizzazione, cioè dell'acqua, un effetto sparkling che è divertentissimo. Una volta non si sarebbe riusciti a fare qualcosa del genere, piuttosto che proiettare dei cortometraggi nelle saune della durata dell'ideale della sauna, quindi di 10-15 minuti, che ti rendono la pratica della sauna particolarmente gradevole. L'esperienza è più gradevole tantissimo grazie alle innovazioni tecnologiche che ci sono. Negli ultimi anni Cucci Terme non è solo un luogo dove le persone possono venire, ma è un luogo che arriva anche a casa delle persone. Avete creato delle profumazioni, delle fragranze. Come sta evolvendo questa parte di Cucci Terme? Perché in realtà ho visto che sta prendendo una forma importante. Siamo partiti da cercare di modificare il profumo dell'acqua termale, che non è gradevolissimo. Abbiamo modificato quello, abbiamo reso l'esperienza più gradevole, poi ci siamo resi conto che ogni stanza aveva un suo carattere e che l'olfatto aveva una fortissima valenza sull'esperienza. E da lì l'abbiamo inserito nelle varie esperienze, cioè spesso nei nostri percorsi si trovano sale tematizzate anche dal punto di vista olfattivo, in modo sia funzionale sia evocativo, cioè sappiamo che certi profumi inducono rilassamento, ma sappiamo anche che il profumo ha una capacità evocativa fortissima. Quindi li abbiamo sviluppati, abbiamo fatto queste linee, le persone vengono, li apprezzano, li comprano, alcuni li acquistano come ricordo dell'esperienza, alcuni proprio per il piacere. Adesso è diventata proprio anche una linea commerciale che ha avuto un bel successo, ecco. A me, che piace studiare, è stato interessante capire come l'olfatto come senso abbia contatto con la parte più vecchia del cervello e come sia capace di provocarci delle emozioni e quindi di dare un po' ritmo a queste esperienze di benessere, ecco. Ringraziato Andrea, è il momento di approfondire con Francesco le innovazioni tecnologiche che hanno portato il gruppo Cucci Terme ad essere un leader nel settore del wellness italiano. Francesco, anche tu amministratore di Cucci Terme, mi piacerebbe con te andare ad esplorare la parte più manageriale di come la tecnologia ha proprio sostenuto il vostro business, partendo sempre da Bormio, che è stata nel vero senso della parola il punto di partenza di tutto. L'idea nasce da, diciamo, l'avere nell'asset del gruppo a quell'epoca, ed è diciamo la seconda metà degli anni Ottanta, questo immobile poco sviluppato e poco utilizzato, e quindi la società ha iniziato a concentrare la propria attenzione verso la ricerca di opportunità per sviluppare l'immobile e le risorse di questo immobile, che
anzi dei due immobili che ci sono a Bormio, dei bagni nuovi e dei bagni vecchi e delle due fonti termali e dei due centri termali. Va ricordato che il gruppo ha una storia di impresa di costruzioni di opere infrastrutturali. Nella montagna che c'è alle nostre spalle è stato realizzato, l'impresa realizzò il raddoppio di un impianto idroelettrico dell'azienda elettrica municipale di Milano, la EM ora 2A, e che tuttora alimenta gran parte della città di Milano. Quindi una storia imprenditoriale basata sulla capacità di gestire progetti, di realizzare progetti molto complessi, e l'esperienza, il DNA, è stato trasposto nell'avvio di questo nuovo filone di attività che poi nel tempo è diventata l'attività principale. A Bormio mi piace dire che, come è nato tutto, oggi sono applicate anche le più nuove tecnologie figlie appunto di questo DNA e di questa esperienza. Abbiamo realizzato una vasca con un sistema di prefabbricazione che abbiamo ideato noi, realizzata con un sistema di elementi d'acciaio componibili che consente di ridurre significativamente i tempi di realizzazione e anche di poter controllare i costi di realizzazione, ed è pensata per essere replicata anche in località remote, a distanza, con appunto i costi sotto controllo e il risultato qualitativo sotto controllo. In che modo la tecnologia, come ad esempio nel caso della vasca, velocizza il processo di evoluzione? La tecnologia è fondamentale fin dalle fasi di progettazione. Noi abbiamo un ufficio progettazione interno che è quello che sviluppa tutti quanti i progetti. A noi piace dire che progettiamo quello che gestiamo e gestiamo solamente quello che progettiamo. La tecnologia, per esempio, nella fase di progettazione è stata caratterizzata negli anni recentissimi dall'introduzione del Building Information Modeling, che è un sistema di progettazione a 3D che consente di vedere nel loro insieme, nelle diverse fasi di sviluppo del progetto, tutti gli elementi che lo compongono e di vedere quali sono le interazioni e quindi di risolvere i problemi anticipatamente, rendendo poi molto più veloce e molto più, diciamo, priva di rischi e di sorprese la fase di realizzazione. E suppongo che quindi in qualche modo il fatto che voi in pressoché 15 anni abbiate costruito così tanto si basi anche su questo. Questo sì, questo si basa sicuramente su questo. La nostra attenzione sin dall'origine, per la storia del gruppo che ti ho detto poco fa, è dettata all'infrastruttura, quindi all'adozione di scelte tecnologiche volte a rendere sempre più semplicemente replicabile questo modello. La parte di manutenzione, per esempio, è stata sviluppata negli anni con questa logica. Avendo oramai 10 strutture in gestione e prossime in apertura, abbiamo necessariamente centralizzato l'attività di programmazione e di controllo delle fasi manutentive, e tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie vengono fatte da personale interno, con l'utilizzo di personale esterno solo in casi di interventi particolarmente invasivi, dove necessariamente devi andare a prendere delle professionalità che non ti puoi tenere stabilmente nei tuoi organici. Sono curioso di capire qual è la direzione di Cucci Terme che sta prendendo, dove volete arrivare, qual è la visione, o se è evoluta la visione, e come la tecnologia vi aiuterà. Si sta avverando un po' quello che era il sogno iniziale, quello di creare una realtà che poi potesse essere esportata, e che diciamo, l'italianità nella gestione dell'attività di benessere, nella creazione dell'attività di benessere, potesse essere portata fuori confine. Noi siamo sbarcati in Francia a Chamonix-Mont-Blanc con la nostra prima realtà di benessere, e siamo prossimi all'apertura negli Stati Uniti, dove la tecnologia che abbiamo sviluppato in Italia sarà implementata. Questa è una cosa che ci inorgoglisce e che ha senz'altro contribuito ad accelerare e a perfezionare il progetto di sviluppo ed internazionalizzazione. Questo approccio di management, se vuoi ingegneristico, è quello che crediamo ci possa poi aiutare a sviluppare nuove realtà nel mercato statunitense e non solo. Con il modello attuale che ci vede come gestori
attraverso contratti di locazione o contratti di affitto d'azienda, ma anche perseguendo l'idea dello sviluppo di un modello di management del benessere paragonabile al modello di sviluppo delle grosse catene alberghiere. Un'altra cosa molto interessante è vedere come di nuovo tecnologia e esperienza si fondono anche all'interno proprio delle camere. Questo secondo me è un'altra delle cose che vi identifica in modo molto palese in tutte le strutture, cioè riuscire a trasmettere il lusso, la storia in chiave molto smart e molto moderna. E questa è una combinazione, non è casuale, ci abbiamo lavorato e esattamente come dici tu, abbiamo cercato di combinare la facilità di utilizzo e di accesso delle nostre strutture, grazie ovviamente alle soluzioni tecnologiche adottate, ma l'abbiamo abbinata comunque ad un livello qualitativo di contenuti sia dell'infrastruttura che dell'esperienza, devo dire estremamente alto, no? E l'adozione di sistemi smart poi consente anche di tenere sotto controllo i costi di gestione e quindi ti consente anche di andare sul mercato con dei prezzi sostanzialmente accessibili. Abbiamo sviluppato un sistema di prenotazione che consente di applicare un sistema di prezzi dinamici che ha il vantaggio anche per l'ospite, no, di rendere sempre nel contesto della facilità di accesso, di poter scegliere al momento della prenotazione il giorno e il momento della giornata dove il prezzo possa essere anche il più vantaggioso, perché è un sistema che combina il prezzo col tempo rispetto, diciamo, l'anticipo rispetto alla prenotazione e all'idea che hai di accedere alla struttura. Quindi la combinazione è quella di poter attrarre uno spettro, un panorama di persone estremamente ampio, che è poi anche la nostra missione, e di portarle all'interno di strutture di lusso, perché poi di questo stiamo parlando. In qualche modo possiamo dire che parte della vostra mission è portare l'esperienza del benessere italiano a più persone possibile, soprattutto certo, nel mondo. Certo, e soprattutto nel mondo. In luoghi che vogliono essere esclusivi dal punto di vista del design, dei contenuti e dei servizi che vengono offerti, ma lo sono molto meno dal punto di vista della possibilità di accedervi e quindi che consentono a numeri significativi di persone di vivere l'esperienza e di tornare a viverla più volte. Grazie mille. Grazie a te. Francesco. Grazie. Cucitarm è l'esempio lampante di come un'azienda con così tanta storia deve continuare a volgere lo sguardo verso il futuro, senza però abbandonare la propria visione e la propria missione. La rivoluzione digitale sta letteralmente cambiando l'esperienza e il mondo del benessere italiano.